Siamo a Venosa, nella chiesa della Santissima Trinità, un'antica chiesa in cui abbiamo la possibilità di registrare musica di Carlo Gesualdo da Venosa, che qui è nato, e in occasione del quarto centenario della morte del compositore. Vi è un comitato di celebrazioni che ci ha coinvolti in questa iniziativa e quindi ci ha dato la possibilità di eseguire un concerto con un gruppo di sacre canzoni, dal primo libro a cinque voci di sacre canzoni, pubblicate nel 1603, e in seguito poi abbiamo registrato qui in questa chiesa quest'opera che è poco conosciuta. E la nostra attenzione si è soffermata sulla musica sacra perché noi conosciamo Carlo Gesualdo soprattutto per la sua produzione profana, per i madrigali, e invece riteniamo che sia importante gettare uno sguardo anche su questa produzione, che è molto importante. Vi sono due libri di Sacre Canciones, il secondo purtroppo incompleto perché mancante di due parti, e un gruppo molto importante di responsori per la Settimana Santa. Stiamo registrando l'integrale delle Sacre Canciones, un'opera straordinaria, una sorta di antologia di quel che egli ha scritto nell'arco di un lungo periodo, presumibilmente. È documentato il fatto che lui abbia scritto musica sacra già negli anni 90 e la scriveva assieme ai madrigali. Non è un maestro di cappella, Carlo Gesualdo, è un principe, quindi non scrive per la liturgia, non ha obblighi che derivano dal suo status. Per lui è una sorta di ozium il fatto di scrivere musica. E questa raccolta è anche abbastanza eterogenea, presenta musiche piuttosto diverse tra di loro, con alcune costanti, che dimostrano un percorso lungo che giunge appunto fino al 1603, che è la data di pubblicazione. Ora, registrando questa musica e pensando che questa musica fosse concepita come musica riservata, musica scritta anche ad uso e consumo del principe, abbiamo pensato di concertarla in vario modo con strumenti di musicisti che hanno frequentato Carlo Gesualdo e che hanno lavorato, per così dire, operato nella sua corte. E quindi abbiamo coinvolto tiorba, liuto, un'arpa, uno strumento che ovviamente in ambiente napoletano è molto ricorrente. E registreremo l'organo anche a Molfetta, una città appunto qui vicino, della Puglia, dove ci sono organi storici molto interessanti. E poi abbiamo coinvolto cornetto e un ensemble di viole, e Mare Nostrum, diretto da Andrea De Carlo. E in questo modo abbiamo potuto, come dire, concertare queste sacre canzoni con una certa varietà. Presentare in disco un'intera raccolta dà la possibilità, ecco, di mostrare con una concertazione variegata tutte le possibilità espressive di questa musica. Musica straordinaria perché per noi è stata una vera autentica scoperta. Scoperta perché abbiamo potuto capire che ogni parola del testo liturgico è rivestita di musica come una veste riveste un corpo e mette in evidenza tutte le possibilità espressive e simboliche di ogni singola parola. E un intreccio che è un intreccio spesso di dissonanze
che naturalmente esprimono in qualche modo i motivi più tragici della liturgia, che erano evidentemente molto vicini alla sensibilità di Carlo Gesualdo, quindi mottetti che sono riflessioni sulla morte di Cristo, sul peccato, peccantem me quotidie, tribulare, la tribulazione, gli incipit di queste sacre canzoni esprimono quella che è la materia principale. Accanto a questi vi sono dei mottetti mariani, come Ave Dulcissima Maria, che è un mottetto abbastanza noto, proprio perché forse è un mottetto molto eufonico, dolce, appunto nel modo mariano. E questo dà la possibilità a noi, appunto, di, con il nostro gruppo, in qualche modo di esprimere tutte le possibilità, tutta la gamma degli affetti che Gesualdo esprime e utilizza in queste sacre canzoni.